La scena più osè che avete dovuto affrontare sul set. Sta mia moglie dietro le quinte. È vero. Io ho fatto un film che si chiama Gli Sfiorati, di Matteo Rovere, dove ero il fratellastro di questa ragazza con cui finisco a letto. E la scena finale del film è veramente, veramente osè. Non solo eravamo super nudi, ma dovevamo anche super essere... Super nudi cosa vuol dire? Super nudi perché... vuol dire che a un certo punto ti danno delle cose per coprirti. Ah, non lo so, non Sì, ti danno dei tape, delle cose, sì, per non avere dei contatti. Però la cosa è stata talmente passionale, talmente bella, eravamo dentro. Cioè, ora qui c'è il cast. Che ci siamo un attimo persi i pezzi in giro. Le attrici sono loro? Sì, con Asia Argento, l'altra scusami non... E l'altra è Miriam Giovanelli, bravissima attrice. Con tutte e due l'hai fatto? Ho avuto scene con entrambe. Ho capito. Sono fortunato o no? Cioè, fortunato è lui, ma... Si è perso pezzi in giro, non so se l'hai colto. Io non ho capito. Io sto guardando la foto. Che vuol dire hai perso pezzi in giro? Ve l'ho detto che... Non posso rispondere a questo. Vabbè, c'erano delle cose di protezione, poi sono andate. Sono e le 14:47. Abbiamo improvvisato. Andrea, abbiamo capito. Avete detto la cosa più... I capelli, ha perso i capelli. Ho perso i capelli, certo. Verso i capelli sul sito. Anche la faccia, ma questo... Comunque è stato così convincente che ha vinto anche un premio, capite Andrea? Cioè, mi hanno dato anche un premio. Anche un premio per perdere pezzi. È stato nominato anche ai David per quella scena.